Lucia, come mai questa sciarpetta e mal di gola? Sì, devo aver preso freddo. Comunque è bella, vero? È un regalo di compleanno. È di seta. Ah sì, è carina. Ma lo sapevi che per secoli Bologna è stata una delle capitali europee della lavorazione della seta? Davvero? No, non lo sapevo. Già, nemmeno io fino a poco tempo fa. L'ho scoperto quando Oscar mi ha mandato in missione al Museo del Patrimonio Industriale di Bologna. Un posto molto interessante. Vuoi vedere le clip che ho fatto? Sì, dai, mi hai incuriosito. Prima però, devi sapere che Bologna nel passato era molto diversa da quella attuale. Era una città d'acqua, attraversata da canali, fossi, condotti artificiali piccoli e grandi. E c'era anche un porto commerciale. E poi c'erano anche vie d'acqua invisibili. Erano le chiaviche, canali posti sotto a livello stradale, che attraversavano le cantine degli edifici alimentando gli ingranaggi di enormi mulini da seta. Al museo hanno un plastico che mostra com'era fatta una casa mulino, che probabilmente doveva essere molto rumorosa. E c'è anche un mulino da seta funzionante, ma pensa, quelli veri erano grandi il doppio. Nelle manifatture lavoravano sia bambini sia uomini adulti. I bambini azionavano l'incannatoio meccanico, cioè lo strumento che trasferiva la seta grezza delle matasse su rocchetti di filo. Poi gli operai adulti sistemavano i rocchetti nel torcitoio. La seta veniva ritorta per renderla più resistente e ammassata su rocchetti più grossi. A questo punto il filato poteva essere tessuto su un telaio come questo. Le tessitrici erano donne e lavoravano a domicilio, cioè in casa propria. Erano pagate in base alla quantità di stoffa prodotta. Bologna era famosa per i sottilissimi veli di seta. Per secoli furono un elemento indispensabile della moda femminile. Ma nella seconda metà del Settecento tutto cambiò. Dall'Inghilterra arrivarono nuove macchine automatiche per la filatura e la tessitura, come la Spinning Jenny, e l'industria tessile fu totalmente rivoluzionata. Bologna non poteva più competere con una concorrenza così forte. Le macchine inventate in Inghilterra avevano dei ritmi di produzione incredibili. Pensa, una volta perfezionate, permettevano a un solo operaio di sorvegliare 4 telai che lavoravano contemporaneamente e producevano 20 volte di più di un tessitore a mano. E mentre i grandi mulini da seta alimentati ad acqua chiudevano uno dopo l'altro, dall'Inghilterra giungevano sempre nuove invenzioni. Nel 1769 lo scozzese James Watt brevettò una macchina fondamentale, la macchina a vapore. Sì, la macchina a vapore! Un passo decisivo verso la rivoluzione industriale, ma perché era così importante quella macchina? Perché era una macchina progettata per fornire energia a tante altre macchine diverse. Nella macchina di Watt si bruciava carbone per mandare in ebollizione l'acqua di una caldaia. Il vapore creava quindi una forte pressione, in grado di azionare qualsiasi ingranaggio. Insomma, nel giro di pochi anni il vapore ed il carbone cambiarono il mondo. Presto furono impiegati nelle miniere, nelle fonderie e nei trasporti. Prima vennero varati dei battelli a vapore e poi furono inventate le prime locomotive. Nel 1825 l'Inghilterra inaugurò così la prima linea ferroviaria del mondo. Erano i frutti della rivoluzione industriale. Le nuove macchine brevettate dagli inventori inglesi furono subito messe in funzione dentro le fabbriche. Per aumentare il ritmo di produzione, ogni operaio si specializzò nel fare una sola, semplice operazione. Era la prima divisione del lavoro su scala industriale. Nelle fabbriche, gli operai avevano una vita dura e salari molto bassi. Per produrre di più, venivano sfruttati anche i bambini, soprattutto nelle miniere di carbone, dove le condizioni di lavoro erano terribili. Il carbone era molto importante perché serviva a far funzionare le macchine. Per questo, vicino alle miniere si svilupparono le prime grandi città industriali. Interi quartieri di queste città furono costruiti per l'alloggio degli operai. Erano piccole case, una attaccata all'altra, in cui le famiglie vivevano strette, in pessime condizioni igieniche. E sopra questi quartieri, le ciminiere delle fabbriche spargevano un fumo nero irrespirabile, facendo conoscere all'uomo il grave problema dell'inquinamento. Thank you.